Fare l'attore è un lavoro e buona parte di questo lavoro consiste nel proporsi per nuovi progetti. Per questo motivo il curriculum è uno degli strumenti più importanti. Ma che caratteristiche ha il curriculum di un attore? Io sono Rebecca di Teatro per Tutti e in questo video ti spiego come scrivere il tuo curriculum d'attore e quali sono gli errori che devi assolutamente evitare. Insieme allo showreel e al self-tape, il curriculum è uno strumento indispensabile per promuovere te e le tue capacità artistiche. Se sei già entrato nel fantastico mondo del lavoro, forse sai già come si scrive un curriculum e penserai che il curriculum d'attore sia più o meno come uno normale. E invece no, il curriculum vitae dell'attore è un curriculum artistico, perciò è differente rispetto a quello classico. Un curriculum d'attore scritto bene, con tutte le informazioni corrette e di facile consultazione, può darti maggiori chance rispetto a un curriculum scritto male e inutilmente lungo o discorsivo. Prima di andare avanti vorrei chiederti di iscriverti al canale YouTube di Teatro per Tutti. Non ti costa niente, solo un click, ma per noi sarà importantissimo perché ci aiuterai a creare video divulgativi come questo, in cui parliamo di teatro, recitazione, cinema e tante altre belle cose. Il curriculum di un attore ha una sua struttura standard da seguire con precisione. Parlo di struttura perché deve essere chiaro anche ad una lettura superficiale quali siano le tue esperienze lavorative e formative. I casting director sono infatti le prime persone che guardano il tuo curriculum ogni volta che sta per avere inizio un nuovo progetto cinematografico o televisivo. E come ti ho spiegato in un altro video, i casting director solitamente hanno pochissimo tempo per valutare tantissime proposte. Se il tuo curriculum non ha le caratteristiche che vedremo tra poco, potrebbe essere cestinato e tu potresti quindi perdere l'occasione di far vedere di che cosa sei capace. Il curriculum d'attore si divide nelle seguenti sezioni: dati personali, contatti, presentazione, formazione artistica, esperienze lavorative, abilità personali. Affrontiamo ogni sezione nel dettaglio. Mi raccomando, se qualcosa non ti è chiaro, puoi sempre commentare e io te lo spiego meglio. Come suggeriscono le parole stesse, in questa parte del curriculum dovrai inserire i tuoi dati per far capire chi sei, quanti anni hai e da dove provieni. Nel dettaglio, in questa sezione dovrai scrivere nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita e nazionalità, residenza attuale. Questa parte è fondamentale perché serve a contattarti nel caso in cui qualcuno voglia proporti un progetto o invitarti a un provino o a un callback. Oltre ai contatti di base, numero di telefono ed email, è bene indicare anche i contatti del tuo agente, se ne hai uno. Puoi anche inserire qualche link, ma solo se è strettamente attinente al contesto. Per esempio, è inutile mettere link ai tuoi social se sono privati. Se invece hai un canale YouTube su cui ogni tanto carichi video delle tue performance, allora ci può stare. Mi raccomando, ricordati di aggiornare questa sezione ogni volta che ce ne hai bisogno. In questa sezione del curriculum sei tu a parlare in prima persona di te stesso. È una parte molto importante del tuo curriculum e forse anche la più difficile da compilare perché non è mai semplice parlare di noi stessi. In poche righe dovrai presentarti, riassumere brevemente qual è il tuo percorso e che cosa vuoi ottenere dal tuo lavoro di attore. Deve essere breve ma allo stesso tempo accattivante, in modo da invogliare a proseguire con la lettura del tuo curriculum. È molto importante non dilungarsi troppo, nessuno ha voglia di leggere un saggio breve sulla tua vita. Cerca di arrivare subito al punto, metti in evidenza le tue peculiarità e i tuoi punti di forza. 2 o 3 righe al massimo, ma 2 è meglio. In questa parte del tuo curriculum devi inserire qual è la tua istruzione e formazione artistica, quindi ad esempio l'eventuale diploma conseguito presso un'accademia o una scuola di recitazione, o anche eventuali laboratori, stage e seminari di perfezionamento a
cui hai partecipato. Per ognuna di queste voci devi anche inserire il periodo di frequenza e il nome della scuola o dell'insegnante. Attenzione, inserisci solo la tua formazione artistica. La tua istruzione scolastica non è rilevante se non è connessa con il lavoro di attore. Quindi, se hai fatto il DAMS o qualche accademia di belle arti, ci può anche stare, ma il diploma di liceo scientifico o la laurea in giurisprudenza, no. Ecco, questa è la parte più importante del tuo curriculum, perciò è bene che sia compilata nel modo più corretto e chiaro possibile. Esistono infatti delle regole precise che è bene seguire con attenzione. Tutte le tue esperienze lavorative attoriali devono essere suddivise in categorie: teatro, cinema e TV, pubblicità. Per ogni esperienza dovrai inserire l'anno, il titolo dell'opera e il nome del regista. Nel caso delle esperienze nel cinema e nelle serie TV è bene anche specificare il tipo di ruolo svolto, ma attenzione, non il nome del personaggio. Quello che interessa al casting director è sapere se hai ricoperto un ruolo secondario o da protagonista, per esempio. Per quanto riguarda gli spot pubblicitari, devi indicare anche la marca per la quale è stata girata la pubblicità. Infine, se hai partecipato a qualche progetto di spettacolo che ha ricevuto premi e riconoscimenti, è bene inserirlo nel curriculum. In questa sezione del curriculum devi inserire una o più lingue straniere che sai parlare fluentemente, tanto da riuscire ad utilizzarla anche mentre reciti. Conoscere molto bene una lingua straniera ti darà sicuramente opportunità in più rispetto a chi recita solamente in italiano. Recitare in una lingua straniera è difficile se non la si conosce piuttosto bene, quindi ti consiglio di indicare sempre il tuo livello di conoscenza. Allo stesso modo, in questa sezione puoi inserire anche i dialetti che conosci così bene da riuscire ad utilizzarli anche mentre reciti. Certo, la dizione rimane ancora una conoscenza fondamentale se vuoi fare l'attore, tuttavia i ruoli sono tanti e diversi tra loro. Quindi conoscere bene un dialetto tanto da saper recitare con esso è importantissimo e ti apre un sacco di possibilità in più. Anche in questo caso ti consiglio di essere assolutamente sincero e di inserire solamente quei dialetti che sai veramente padroneggiare. Devi poi inserire tutte quelle attività complementari e trasversali al tuo mestiere di attore. Si tratta di attività e competenze che ti rendono più versatile agli occhi del casting director. Qui puoi inserire le tue abilità di ballerino e di musicista, ad esempio. Insomma, tutto ciò che può renderti ancora più interessante come interprete. Un discorso a parte va affrontato per le fotografie da allegare al curriculum, che ricoprono un ruolo fondamentale. Se vuoi, puoi inserire una singola foto in primo piano direttamente nel curriculum, ma le altre foto del tuo book dovrebbero essere allegate a parte. Il minimo sono due foto, una in primo piano e l'altra a figura intera, ma è importante anche non esagerare. 5 foto sono un numero ottimale. Devono essere foto di alta qualità, fatte da fotografi professionisti. Non devono essere inserite nel curriculum, ma inviate assieme al curriculum. Se hai più di 2 foto da inviare, la soluzione migliore è quella di salvarle su uno spazio in cloud e inserire nel curriculum un link cliccabile per visualizzarle. Ti consiglio Google Drive, che è gratuito. In questo modo la tua email conterrà soltanto il PDF del curriculum e non intaserà la casella email del destinatario. Le foto devono essere in formato JPEG o PNG, che sono facilmente leggibili. Le foto devono essere di buona qualità ma non pesare troppo, quindi 1-2 MB al massimo. Infine, ricordati sempre di rinominare le tue foto con il tuo nome e il tuo cognome. Ovviamente devi aggiornare questa sezione del tuo curriculum costantemente, perché le tue foto devono essere sempre recenti. Detto in parole povere, se hai capelli lunghi e poi decidi di rasarti a zero, devi mettere la foto con il nuovo taglio. O ancora, se hai fatto delle foto quando avevi 20 anni ma adesso ne hai 40, è il caso di aggiornarle.
ecco una serie di errori che non devi assolutamente fare quando scrivi il tuo curriculum d'attore. Se non espressamente richiesto dalla produzione, non scrivere il tuo peso, la tua altezza o ancora il colore degli occhi o dei capelli. Non sei un modello, sei un attore. In linea generale questo tipo di informazioni sono superflue, quindi è inutile inserirle nel curriculum. Non inserire diploma o titolo accademico che non rientra nell'ambito della recitazione. Allo stesso modo non devi indicare nel curriculum esperienze lavorative che non hanno niente a che fare con il mestiere dell'attore. Si tratta di informazioni del tutto inutili. Insomma, se sei laureato in medicina o hai fatto il pizzaiolo, al casting director non gliene importa un tubo. Non inserire esperienze artistiche che non rientrano nel mestiere dell'attore. Per esempio, non devi inserire la tua partecipazione ad un concorso di bellezza o una tua regia teatrale, perché si tratta di mansioni lavorative diverse da quelle dell'attore. Mai inserire nel tuo curriculum d'attore le tue esperienze come comparsa o figurante all'interno di progetti cinematografici o televisivi. Si tratta di figure lavorative diverse da quella dell'attore e perciò superflue e inutili per il casting director. Mai inviare il file in formato modificabile. Invia sempre il tuo curriculum in formato PDF. Il PDF è un formato che garantisce qualità, leggerezza e soprattutto compatibilità. Può essere aperto da tutti i dispositivi del mondo. Non inviare il tuo curriculum a chiunque, indistintamente. Per quanto le linee guida che ti ho dato in questo video siano valide in molti ambiti, ogni agenzia, ogni casting director ha il suo specifico modo di lavorare. Prima di inviare il curriculum, informati, visita il loro sito, chiedi informazioni via mail su come inviare il tuo materiale. Infine, non barare. Può capitare di dire qualche piccola bugia o gonfiare un po' il nostro curriculum con la speranza di fare un'impressione migliore. Ma mentire su alcuni aspetti, su alcune nostre capacità, potrebbe poi rivelarsi controproducente. Ad esempio, devi essere assolutamente sincero sul livello di conoscenza del tuo inglese. Se poi ti chiedono di recitare in inglese e non sei in grado di farlo, farai una pessima figura. Siamo arrivati alla fine, spero che dopo aver visto questo video tu abbia capito come scrivere il tuo curriculum d'attore, ma ti ricordo che puoi sempre commentare il video e chiedere spiegazioni. Ricordati che fare l'attore è un lavoro e la maggior parte di questo lavoro consiste nel cercare un lavoro, per cui mentre migliori la tua formazione cerca anche di curare le tue abilità di promuovere la tua carriera. Cerca di avere il tuo materiale sempre aggiornato e di capire che cosa vogliono le agenzie e i casting director. A me non resta che salutarti, ma prima vorrei chiederti di seguire il canale di Teatro per Tutti. Con un solo clic ci aiuterai tantissimo a creare tanti nuovi video divulgativi come questo, in cui parliamo di teatro, cinema, recitazione e tanti altri argomenti. Ciao, alla prossima!